La da fa pure voi, vai io. No, vabbò. Ammassaggia. Fa paura. Fatelo pure voi e fatemi sapere come vi è. Buongiorno! Oggi ci facciamo il migliaccio. È un dolce di carnevale. Però noi lo mangiamo tutto l'anno, io ne sono ghiotto. Nel latte e acqua andiamo a mettere il nostro burro all'interno. E mettiamo all'interno 3 bucce della nostra arancia. Andiamo sul fuoco. Facciamo fondere il nostro burro all'interno del latte e facciamo ovviamente prendere sapore all'arancia e poi ci versiamo il semolino. Io ho tolto le scorzette d'arancia, sta sobbollendo, vai col semolino. Così facciamo formare la nostra, diciamo, polenta, dai, si deve tirare. Spegniamo e facciamo riposare. Nel frattempo venite con me che continuiamo. Allora, perfetto, mentre raffredda il semolino, ci prepariamo in un contenitore 4 uova. Così. Ho 4 uova, le ho messe qui, mi sono lavato le mani e poi mettiamo la vanillina, mettiamo. Adesso andiamo con il nostro zucchero, così, prendete un coltello, l'arancia e fate così sulla buccia. Prendete una bella quantità, così, la mettete dentro, altro che mille fiori, fior d'arancia. Sbattitore e vai! Adesso ci aggiungiamo la nostra ricotta di vaccina. Continuiamo con il nostro sbattitore. Sta andando! Per far raffreddare il semolino l'ho messo in un contenitore di vetro bello largo. Potrebbe cadere, lo prendete con le mani, basta che ve le lavate e non succede niente. Semolino incorporato, facciamo girare. Velocità bassa, sennò schizza, eh! Allora, abbiamo incorporato il semolino, adesso ho preparato un ruoto da 22 cm, anche 24 se ce l'avete, rivestito di carta da forno. E adesso andiamo a riempire il nostro stampo, così. Ma non è come pesa. Questo qui va livellato e poi va cotto in forno. Adesso non tocca che livellare, così, con la spatola. Così, tanto abbiamo quasi fatto. Guardate che spettacolo. Livellatelo bene. Adesso lo inforniamo in forno a 200 gradi 60 minuti. Mi raccomando, se verso i 40-45 minuti vedete che si inizia a fare troppo bruciato o si colora troppo, mettiamo sopra la stagnola. Ci siamo, è pronto? Vai, togliamolo. Ecco qua. Si è raffreddato e adesso lo possiamo aprire. Uè. Ci devo mettere lo zucchero a velo, ovviamente. Facciamo nevicare. Guardate qua. La da fa pure voi, voglio. Mo' però l'assaggiamo. Ogni volta, ma da fa sempre fa sta cosa, mamma mia, devo assaggiare, assaggiare. Allora, però una fettina piccola perché sennò qua non ce ne usciamo più. No, vabbò. Ammassaggiare. Questo va mangiato freddo e a carnevale, ma noi ce lo mangiamo tutto l'anno. Fa paura. Fatelo pure voi e fatemi sapere come vi è.